Avere un figlio è sempre un'occasione speciale per i genitori, ma metterne al mondo tre nello stesso giorno è un caso molto raro. Una gravidanza trigemina si verifica in un caso su 10.000. In questo video vi raccontiamo la storia di una coppia americana che si è ritrovata alle prese con la nascita di tre gemelli. Il momento speciale, tuttavia, è stato rovinato da un grave incidente solo 10 giorni dopo il lieto evento. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire cosa è successo a Casey e Joy Roth. Casey Roth e suo marito Joy, del Kansas, avevano colto con grande entusiasmo la notizia della gravidanza plurigemellare e si erano preparati a conoscere i loro tre bambini. Avevano avuto una storia d'amore meravigliosa e quel lieto evento avrebbe realizzato tutti i loro sogni. Casey e Joy si erano sposati nel 2006 e 2 anni più tardi avevano comprato una fattoria in cui condurre una vita rurale, serena e romantica. La ristrutturazione del casale aveva richiesto tanto tempo ed energie, ma aveva dato alla coppia delle enormi soddisfazioni. In un certo senso era stato quel progetto a far emergere in loro il desiderio di avere dei figli. Casey e Joy avevano arredato la casa a misura di bambino e avevano cominciato a provare. Poco tempo dopo, la donna aveva scoperto di essere incinta di una femmina. 9 mesi più tardi era nata Chloe, una bambina stupenda che scoppiava di salute. Come tutti i neogenitori, anche Casey e Joy erano stati presi alla sprovvista di fronte all'impegno necessario per crescere Chloe, ma avevano affrontato la sfida a testa alta e presto avevano deciso che erano pronti per allargare la famiglia. Stanley, la loro secondogenita, era nata 4 anni dopo Chloe e si era dimostrata la compagna perfetta per la sorella maggiore. Casey e Joy si erano sentiti finalmente una famiglia completa e il casale in campagna si era dimostrato il luogo ideale per crescere 2 bambine. La loro vita tranquilla si era trasformata in un tumulto continuo, ma Casey e Joy non potevano desiderare di meglio. Non avevano programmato una terza gravidanza, ma quando avevano ricevuto la notizia si erano sentiti più felici che mai. Non avevano idea che quella scoperta si sarebbe rivelata leggermente più ingombrante del previsto. Casey era incinta di 3 gemelli, un caso che si verifica molto raramente nelle gravidanze naturali. Chloe e Stanley erano ancora piccole, ma presto avrebbero avuto una squadra di fratellini o sorelline da accudire. La confusione a cui Casey e Joy erano abituati sarebbe sembrata un sogno rispetto al caos che avrebbero portato 3 neonati, ma la coppia era pronta ad affrontarla con il sorriso. Sebbene fosse una buona notizia, doveva essere presa comunque con le pinze, perché una gravidanza gemellare non è mai semplice. Il medico di Casey le aveva predetto che avrebbe avuto dei mesi difficili e le aveva consigliato di assumere dei medicinali specifici nell'ultimo trimestre per indurre il parto e salvaguardare così la sua salute. Casey però non aveva accettato il consiglio e aveva deciso di affrontare la gravidanza con la stessa serenità delle precedenti. I bambini sarebbero venuti al mondo al momento giusto, senza aiuti esterni. Il suo dottore, allora, le aveva consigliato di rivolgersi a un ospedale più grande, dove avrebbe potuto ricevere cure migliori. La struttura si trovava però in un'altra regione, ma per fortuna la donna aveva dei parenti nelle vicinanze che potevano supportarla. Casey telefonava a casa ogni giorno per salutare il marito e le bambine e si teneva aggiornata sui loro sviluppi. Ma non poteva rischiare di mettere in pericolo la salute dei figli che portava in grembo. Dal canto loro i 3 gemelli crescevano a vista d'occhio e la pancia della mamma diventava sempre più tonda. Il momento del parto si stava avvicinando. Casey era emozionata e non vedeva l'ora di conoscere i suoi piccoli. Presto sarebbe potuta tornare a casa e avrebbe vissuto per sempre felice con la sua famiglia. Riuscite a immaginare il peso di una simile attesa? Come vi sareste sentiti al suo posto? I gemelli di Casey sono venuti al mondo il 29 giugno 2016, tramite parto cesareo. I bambini, 2 maschi e 1 femmina, erano perfettamente sani, ma avrebbero dovuto trascorrere comunque qualche giorno nelle incubatrici dell'ospedale per assestare la crescita. Casey ha chiamato i suoi figli Asher, Levi e Piper. Mentre i neonati sono stati costretti a restare in ospedale, la mamma ha avuto il permesso per tornare a casa e ricongiungersi col marito e le figlie maggiori. Dopo qualche giorno di tranquillità, però, la situazione è cambiata.
a soli 10 giorni dal parto, Casey ha cominciato ad avvertire uno strano dolore al petto, una specie di pugnalata dritta al cuore che le procurava delle fitte lancinanti. Joy si è preoccupato subito e ha portato la moglie all'ospedale. Casey è stata ricoverata e i medici le hanno spiegato che aveva un coagulo di sangue nel polmone dovuto allo stress che la gravidanza trigemina aveva esercitato sul suo organismo. Per fortuna i dottori erano sicuri di poter risolvere il problema e che sarebbe tornata presto a casa dalla sua famiglia. Joy e Casey hanno tirato un sospiro di sollievo e si sono affidati alle cure dei medici. Come promesso, nel giro di qualche giorno Casey è stata dimessa e Joy l'ha riportata a casa. La mamma ha ricominciato una vita tranquilla, fatta di piccoli lavori domestici e tante coccole con le figlie maggiori. Ha cercato di evitare grandi sforzi e si è dedicata all'ambiente familiare. Ha cucinato piatti gustosi di cui si era privata in gravidanza. Ha giocato con le sue bambine. Sembrava tornata in perfetta salute e la sua famiglia era felice di riaverla in casa. Purtroppo, dopo qualche settimana, il dolore si è ripresentato con la stessa intensità. Joy ha sospettato che il coagulo si fosse riproposto e ha deciso di accompagnare di nuovo la moglie in ospedale. Stavolta, però, la situazione si è complicata. Casey ha perso i sensi durante il tragitto in macchina e Joy non è riuscita a svegliarla in nessun modo. L'uomo ha spinto sull'acceleratore e ha raggiunto l'ospedale in tempi record, affidando ancora una volta la moglie alle mani dei dottori. Casey era ancora incosciente all'arrivo e Joy non ha avuto nemmeno l'occasione di salutarla e prometterle che sarebbe andato tutto bene. Ormai non sapeva più cosa pensare. Sperava che stavolta i medici fossero in grado di risolvere il problema, così che Casey potesse tornare a casa in serenità. Joy ha dovuto aspettare diverse ore. Ha cercato di rimanere calmo, ma temeva che fosse successo qualcosa di troppo grave. Il tempo scorreva lentamente e Joy cominciava a perdere le speranze. All'interno dell'ospedale, i medici stavano cercando di fare del loro meglio per salvare la vita di Casey. La donna non aveva una bella cera e le sue condizioni indicavano uno stato di salute decisamente compromesso. Finalmente, dopo ore che sono sembrate anni, i dottori hanno raggiunto Joy per discutere della situazione. Dalle occhiate che si scambiavano tra di loro, i medici non sembravano particolarmente ottimisti. Purtroppo avevano delle pessime notizie. Le condizioni di Casey erano peggiorate troppo in fretta e la donna aveva perso la vita in sala operatoria. Joy è rimasto pietrificato. L'amore della sua vita, sua moglie, la madre dei suoi 5 figli, se n'era andata per sempre poche settimane dopo aver messo al mondo i 3 gemelli che tanto aspettava. È stato un momento terribile per Joy, che in quell'istante ha pensato subito ai suoi bambini. Cosa avrebbe raccontato alle figlie quando sarebbe tornato a casa? Come avrebbe potuto crescere i 3 gemelli neonati senza sua moglie? Joy era devastato. Il malore di Casey era stato un fulmine a ciel sereno. La sua famiglia e i suoi amici sono stati costretti a dirle addio all'improvviso. Joy ha organizzato il funerale e ha cercato di mostrarsi forte per i suoi figli, ma dentro si sentiva morire. Da quel momento in poi sarebbe stato solo. Per fortuna la comunità si è fatta avanti per sostenerlo e qualcuno ha avviato una campagna GoFundMe per raccogliere delle donazioni. Joy ha ricevuto più di 150.000 euro da ogni angolo del mondo ed è stato molto riconoscente alle persone che lo hanno aiutato. Anche i suoi genitori si sono fatti in 4 per quella famiglia distrutta. Per fortuna la comunità in cui vive è molto affiatata e ogni giorno riceve il supporto economico e spirituale da tante persone volenterose. Joy fa del suo meglio per i bambini, ma sente ogni giorno la mancanza della moglie. Il suo decesso è stato causato da quel famoso coagulo nel polmone che i medici credevano di aver sconfitto. Se solo Casey fosse rimasta sotto osservazione per qualche altro giorno, forse la sua vita non sarebbe stata spezzata all'improvviso. Joy si è rimesso in piedi con molta fatica. Dopo i primi giorni trascorsi in uno stato quasi catatonico, ha trovato la forza di rialzarsi e rimboccarsi le maniche per sostenere la sua famiglia. Aveva 2 figlie piccole e 3 gemelli neonati a cui badare. Sua moglie aveva dato la vita per quei bambini e il minimo che potesse fare era prendersene cura al meglio delle sue capacità. Chloe e Tanley hanno superato il dolore del lutto, ma non dimenticheranno mai la mamma affettuosa che le aveva amate così tanto. Casey era sempre stata una persona generosa e con quell'ultimo regalo si era confermata altruista anche dopo la morte, mettendo il benessere dei suoi cari prima di se stessa.
Che cosa fareste per aiutare la famiglia di Joyce se faceste parte della sua comunità? Dateci qualche consiglio nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.